Ok, ciao ragazzi, oggi sostituiamo lo schermo a un Meizu MX6, quindi sostituzione vetro touch e LCD. Il display, come vedete, funziona, ma per fare un lavoro come Dio comanda, si sostituisce tutto quanto. Niente, come al solito questa è la pratica più veloce e più pratica. Più pratica e più veloce. Il ricambio non costa chissà quanti soldi, quindi è anche la pratica che vi consiglio per fare questo tipo di riparazione se non avete esperienza. Se avete l'esperienza potete fare il vetro, ma se avete esperienza potete fare il vetro, non mi chiedereste neanche come si fa a fare questo lavoro. Niente, che dire, il telefono è un telefono interessante. Adesso vediamo, lo vediamo anche dentro quanto è interessante. Dai, passiamo al lavoro. Come al solito, arrivati a questo punto, vi ricordo di iscrivervi al canale per gli amici in lingua inglese, Submit to Channel, e di lasciare un like al video. E se avete bisogno di sapere qualcosa in più, di scriverlo tranquillamente nei commenti. Ribadisco, come sto ribadendo sempre negli ultimi video, scrivete cose che sono inerenti a quello che è la riparazione dello schermo o comunque qualcosa di simile, perché se no non vi rispondo. Se mi chiedete come si fa a staccare il vetro, non ve lo dico, perché non è una pratica che io faccio su questi telefoni. Hanno un display che è alto mezzo millimetro ed è facilissimo romperlo. Si può fare, ma se non avete i macchinari, lasciate stare, date retta a me. Poi, insomma, fate un po' come volete. A questo punto passiamo alla riparazione. Ciao!